trovate in questo nuovo video. Ciao ragazze, benvenute e bentornate in questo nuovo video. Allora, oggi vi faccio il video dei prodotti terminati del mese di febbraio. Allora, questo video è in collaborazione come ogni mese con Fiamma del canale Fiamma Presley. Qui sotto, come sempre, vi lascio sia il link del suo canale e sia il link del video gemello al mio, quindi mi raccomando, andate a guardare anche il suo video. Se ancora non siete iscritte al suo canale, mi raccomando, iscrivetevi. Inizio con i prodotti terminati. Questo mese ne ho di vari. Primo prodotto terminato è questo detergente intimo della Venus. Questo qui è l'intimo lenitivo con estratto di camomilla, quindi ha una semplicissima profumazione, dolcissima, e non è una profumazione appunto che dura nel tempo. Si sente solo all'inizio, quando appunto utilizzate il prodotto, però poi va via molto molto velocemente. Però non li ricomprerò più perché hanno un prezzo bassissimo, però appunto non mi piace. Altro prodottino terminato è questo flacone di colluttorio in Listerine. Questo qui è il Total Care alla menta pura. E questo qui è un, diciamo, un flaconcino da viaggio, perché all'interno c'erano 95 ml di prodotto. Questo qui in special modo è quello che, questo qui, se non mi sbaglio, l'ho letto sul flacone grande, è quello specifico appunto per le gengive, non vorrei dire una cavolata, per le gengive femminili, perché sono leggermente più delicate, e quindi questo dovrebbe essere leggermente più delicato del Listerine, quello normale, quindi quello con il colluttorio verde. Questo era un colluttorio viola, così come vedete appunto la confezione. È ottimo, però io preferisco appunto quello verde, perché non so, mi dà la sensazione di pulito ancora più di questo. Altro prodotto terminato è una confezione di Lines Seta. Questi qua sono quelli blu, quelli specifici per la notte. Utilizzo sempre questi e appunto secondo me sono i migliori. Ne ho provati e riprovati di vari, però questi qua, cioè, da un paio d'anni a questa parte sto ricomprando sempre questi, perché costano un bel po', però sono sinceramente i migliori. Ho terminato un'altra confezione di assorbenti. Questi qua nello specifico sono quelli più piccolini, però del Conad. Li avevo comprati perché, essendo finite le scorte, mi servivano urgentemente, e al Conad avevano terminato i Lines, quindi per esigenza, ecco, ho dovuto comprare questi in fretta e in furia, e quindi ho preso questi qua. Non mi sono piaciuti per niente, perché sono super spessi e tra l'altro sono anche quelli essenziali, quindi non mi sono piaciuti per niente, quindi sono letteralmente un flop. Altro prodotto terminato è, come ogni mese appunto, sto terminando queste salviettine umide dell'Huggies. Sono le semplici, queste qui nella confezione blu, che da acqua e sapone costano 1,20 euro. Le compro e le ricompro perché ne faccio vari usi, quindi è sempre bene tenere in casa, e mi piacciono abbastanza. Allora, altro prodotto in questo caso esaurito è questa spazzola fatta così. Io per i ricci tendo ad usare le spazzole fatte così, perché sinceramente mi trovo, per quanto mi riguarda, mi trovo meglio con queste qui, che appunto tendono a non strapparmi i capelli
e non spezzarli, appunto. Io in pratica ho la parte qui sopra, sì, qui sopra, qua dietro, che è molto sensibile. Purtroppo mi faccio male con qualsiasi spazzola uso. Io da un po' di tempo sto utilizzando questa qui e mi ci trovo molto bene, perché appunto avendo i dentini larghi, non sono quelle spazzole che appunto avendo i denti stretti tendono proprio a tirare tutti quanti i nodi che ci sono nei capelli, ed è la fine, perché io veramente sento un dolore allucinante come se mi stessero strappando il cuoio capelluto, e c'è veramente una sofferenza ogni volta a tirare i miei capelli. Restando sempre in ambito di capelli, ho terminato questo campioncino di Diego dalla Palma che mi avevano appunto omaggiato da Sensation, tipo un, non so se ce l'avete anche nella vostra città. Sensation sono appunto tipo dei Sephora, però sono meno forniti di Sephora per quanto riguarda makeup, sono più appunto sui profumi high cost, quindi c'è una vasta gamma di profumi e qualcosina di make-up. Questo qui appunto è sinceramente la fine del mondo. Questo qui appunto è specifico per quanto riguarda i ricci. Infatti qua sulla confezione c'è scritto riccio scolpito. È in pratica una crema mista gel per i ricci. A parte che fa un profumo, mi sono innamorata a prima acchito del profumo che fa questo prodotto. Io con questo campioncino sono riuscita a fare solo purtroppo un'applicazione, perché avendo i capelli lunghi non sono veramente riuscita a portarlo su tutti quanti i capelli, non sono riuscita ad arrivare fino alle punte, quindi sono riuscita a fare la zona di sopra, che è quella che mi interessa di più, perché solitamente quelli che rimangono appunto leggermente meno, dove rimane leggermente meno il riccio, è proprio la parte di sopra, perché essendo lunghi tendono a scendere e a tirare verso il basso, quindi la parte di sopra rimane sempre leggermente piatta. Questo qui invece è riuscito a tenermi i ricci anche qui sopra, quindi a partire dalla cute sulla parte superiore dell'attaccatura dei capelli. Come dicevo, ha un profumo stupendo. Io l'ho applicato quando appunto dopo che ho lavato i capelli, ed è rimasto il profumo sui capelli fino a quando non li ho rilavati, sono passati quei 2 o 3 giorni, e sono veramente, ed è appunto un prodottino fantastico. Infatti già l'ho segnato sull'agendina, la prossima volta che vado da Sensation lo voglio comprare. Non ha un prezzo, visto già su internet, non ha un prezzo bassissimo, se non mi sbaglio un tubettino da 125 ml di prodotto costa sui 10 euro. Voglio provarlo, quindi sinceramente ce li voglio spendere, giusto per vedere se la prima impressione che ho avuto su questo campioncino è veritiera, insomma. E quindi voglio provarlo assolutamente. Infatti, come vi dicevo, appena vado da Sensation lo voglio acquistare, perché cioè sono rimasta così soddisfatta appunto che voglio assolutamente provarlo. Passiamo, per quanto riguarda i prodottini terminati, per quanto riguarda diciamo la skin care, maschere eccetera. Allora, ho terminato questa maschera della Sien. Questa qui è la Pure Cleansing Mask. Questa qui è una maschera detergente che ha un effetto opacizzante sulla pelle. Questa appunto è una semplice maschera, va applicata e va tenuta sul viso per quei 10-15 minuti, e dovrebbe appunto dare come effetto finale l'effetto opacizzante sul viso.
Allora, questa maschera è, come vi dicevo, non fa nulla di tutto ciò che dice e specialmente non dà l'effetto opaco come effetto appunto finale, scusate il giro di parole. Quindi è una semplice maschera alla fine, idratante, non fa niente di che. L'ho utilizzata appunto, come dicevo, semplicemente come una semplice maschera per andare a purificare un attimo il viso. Quindi se la trovate e la comprate perché appunto vi promette l'effetto opaco, non lo fa assolutamente, quindi non ve la consiglio per quello scopo se la volete acquistare. Altro prodotto terminato è questo Zit Zapper. Questo qui l'ho preso tantissimo tempo fa, all'incirca sui 3 anni fa o più, da Elf. Infatti è rimasto solamente il logo Elf sul prodotto perché l'altro si è cancellato. Questo qui era fino a quando non scadesse, perché se non mi sbaglio aveva un PAO di 12 mesi, si è cancellato anche dietro, quindi non vi so dire di preciso. All'interno ci sono 6 ml di prodotto e questo qui era un prodottino che aiutava a far scomparire, diciamo, i vari brufoletti che venivano appunto sul viso. Io l'ho provato più volte e sinceramente per i primi 6 mesi ha fatto il suo lavoro, nel senso che riusciva a far scomparire i brufoletti appunto nel giro di 2 giorni, dico 2 giorni, infatti ero rimasta impressionata un attimo dall'azione appunto che aveva, perché metteva sul brufolo e appunto riusciva a farlo seccare e a farlo piano piano scomparire. Però se riesco a fare un altro ordine da Elf voglio riacquistarlo, perché secondo me è un buon prodotto. Poi altro prodotto terminato è questa maschera, me l'avete chiesto in tantissimo in pratica su come mi sarei trovata con questa maschera. Questa qui è la Kiko Intensive Lip Mask, questa qui l'ho presa un paio di settimane fa appunto dal sito di Elf. Questo qui è un patch per quanto riguarda, spero si pronunci così, per quanto riguarda, in pratica è una maschera per quanto riguarda appunto le labbra. Io l'ho provata come prima impressione, quindi come prima volta ad averla utilizzata, non mi ha soddisfatta tantissimo, però non mi esprimo più di tanto perché voglio riprovarla la seconda volta, perché sarà che non ho messo la parte giusta, giusta io, non lo so, però vi saprò dire sicuramente meglio la prossima volta. Tra l'altro voglio farvi anche una review, quindi sicuramente ne parlerò meglio. Quindi non mi esprimo appunto più di tanto, poi vi dirò in un prossimo video. Passiamo ai prodotti make-up. Allora, iniziamo per quanto riguarda il viso. Allora, ho terminato come prima cosa questa crema, che è una crema idratante della Solution Hydra Radiance dell'Avon. Questa qui l'avevo presa appunto tempo fa, era specifica per la notte, però io sinceramente l'ho utilizzata tranquillamente di giorno perché era una semplice crema idratante. L'ho utilizzata anche per quanto riguarda la fase di idratazione prima del make-up, mi ci sono trovata abbastanza bene. Questa qui ha una profumazione, è alla profumazione di albicocca, mi ci sono trovata abbastanza bene. Se dovrei ricomprarla, la ricomprerò appunto sicuramente. Altro prodotto terminato è questo contorno occhi di Sien, nello specifico della Sien Nature. Tra l'altro
appunto, per chi mi segue su Instagram o sulla mia pagina Facebook, vi ricordo che qui sotto ci sono tutti quanti i link ai miei social, se mi volete seguire, appunto là sono più attiva e vi posto giornalmente il tutto, quindi tutto ciò che faccio e che cosa scopro. In pratica da Lidl hanno messo in linea permanente tutti quanti i prodottini della Sien Nature che avevano proposto in limited edition un paio di mesi fa, quindi ora ritrovate tutti quanti i prodottini che erano usciti con la linea Nature di Sien, tutto ciò che appunto avete visto nella limited edition scorsa. Tutto quanto cade a pennello, perché in pratica, come vi dicevo, mi è finito questo qui, il contorno occhi e l'eye cream Wild Rose, appunto fatto così. È un prodotto bio e mi è piaciuto tantissimo, idrata tantissimo e benissimo la parte sottostante, appunto l'occhio, quindi il contorno occhi, le palpebre. Io cioè l'ho adorato in questi mesi. All'interno ci sono 15 ml di prodotto, però mi è durato un'eternità, perché ne basta veramente una goccetta per occhio che appunto riesco, almeno io sono riuscita a con appunto giusto una piccola noccina di prodotto a portarla sul contorno occhi. Visto che uscirà di nuovo questa linea, lo ricomprerò sicuramente, meno male che ne avevo una di scorta anche, e quindi li andrò a ricomprare perché è un ottimo prodotto. Passiamo oltre. Allora, Gestino, questo prodottino qui di Nivea, che è il Nivea Visage Cremo Giorno idratante colorata, quindi sono le vecchie creme colorate di Nivea. Questo qui, appunto, come dicevo, ho risistemato un attimo la mia postazione, la mia collezione makeup. Tra l'altro uscirà a breve appunto il video di entrambe, appunto di entrambe, quindi la makeup collection e la postazione makeup. Allora, questa qui la gestino perché ormai è scaduta. Questa qui avevo un paio di 12 mesi, però io ormai ce l'ho da tantissimo e quindi la butto, perché già non la sto utilizzando più che saranno più di, ma molto più di 2 anni. L'avevo lasciata lì perché mi sembrava un peccato sinceramente buttarla, non ero passato nemmeno l'anno cui appunto l'avevo presa, quindi l'ho lasciata lì, però a questo punto la termino perché ha cambiato anche un po' l'odore e so che non la utilizzerei, quindi alla fine, essendo scaduta, è meglio che la gestino. Altro prodotto terminato, sempre per lo stesso motivo della crema colorata, è questo correttore di Avon. Questo qui faceva parte della linea Color Trend. Anche questo qui è un prodottino caduto perché avevo un paio di 24 mesi, però sono passati già circa 3 anni. Volevo utilizzarlo, però anche esso ha cambiato odore, quindi l'ho gestino. Questo qui era nella colorazione light, mi ci trovavo all'epoca perché, se non mi sbaglio, lo abbinavo con questo, mi ci trovavo benissimo anche con esso, però poi utilizzando prodotti nuovi l'ho accantonato e non l'ho più utilizzato, quindi ormai è passato il tempo a disposizione per utilizzarlo e lo butto ormai perché appunto è bello che è scaduto. Altro prodotto che gestino, ma che ormai comunque era terminato, è questo eyeliner di Essence. Questo qui era della limited edition, stiamo parlando di 2 anni fa credo, di
sì, di 2 anni fa, di Twilight. Questo qui faceva parte della linea Breaking Down, Breaking Dawn. Se mi sentisse la mia amica mi bacchetterebbe, perché lei era innamorata di questa saga. Comunque, quindi di Breaking Down 2, della seconda parte del film. E quindi questo qui era nella colorazione 02 Jacob's Protection. Questa qui, appunto, come dicevo, era un eyeliner ormai è secchissimo, non si vede più nulla. Un bellissimo eyeliner super glitterato in questo blu notte, bellissimo. Io appena lo vidi, l'ho presi, perché cioè mi ero innamorata di, sinceramente, di questa eyeliner, perché fa tantissima scena, giusto, anche se sia un trucco semplice, magari questo qui andava anche nell'angolo interno dell'occhio, perché comunque non è un blu, tutto quanto il colore lo fanno i brillantini, blu notte, cioè era pieno zeppo di brillantini. Era bellissimo, c'era rimasto un altro po', però si è seccato, aveva anche questo un paio di 6 mesi. Allora, gli ultimi due prodottini che ho terminato in questo caso sono due campioncini, sono i campioncini della Garnier, sono delle BB Cream, della Miracle Skin. Questo qui era quello per quanto riguarda le pelli miste e grasse, e questo qui è quello per le pelli secche, specifico per le pelli secche. Allora, sinceramente, a me questi qua, io questo qui lo utilizzo tuttora perché ce l'ho in full size e mi piace molto. Scoperta è stata questa, perché farò a breve un video dove ve ne parlerò. Questo qui è specifico, come vi dicevo, per le pelli miste e grasse, però io mi ci sono trovata benissimo più di questo, perché questo qui secondo me è una formulazione molto oleosa e che, per quanto mi riguarda, mi aiuta un po' per quanto riguarda la pelle secca, perché me la idrata ancora di più. Quindi mi ci sono trovata benissimo con questo campioncino, perché ho fatto più applicazioni. E quindi io, sinceramente, se dovessi scegliere tra entrambi, sceglierei tutte e due, perché sono ottime entrambe per quanto riguarda la mia pelle. Avendola super secca, appunto, mi sono trovata benissimo sia con questo qui, che appunto, come vi dicevo, lo utilizzo giornalmente, che con questo specialmente, che è un pelino più coprente di questo qui, mi è piaciuta appunto ancora di più. Quindi, ragazze, abbiamo finalmente terminato, è venuto un video eterno, spero di riuscire a farlo il più ristretto possibile. Comunque, questo è tutto, ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!